dobbiamo spiegare ai nostri colleghi che cosa siamo riusciti a fare ieri sera, perché questa è una situazione assolutamente inedita. Hanno bloccato le linee produttive e sono scesi in strada. Alla Daniele di Butrio quella di oggi è stata una giornata insolita. Dopo 26 anni i dipendenti hanno protestato davanti al cancello d'ingresso, sorvegliati passo dopo passo dalle forze dell'ordine. Questa volta l'azzardo della direzione aziendale a voler far passare una sua proposta in maniera unilaterale, passando sulla testa dei lavoratori. Gli operai del reparto macchine dicono no al nuovo orario di lavoro, che aumenta di fatto le notti lavorate continuative da 5 a 6. Ma non solo non si lavora di più, si peggiorano le condizioni generali, cioè basti pensare che un lavoratore smonta il sabato a mezzogiorno e ritorna a lavorare domenica notte a mezzanotte. Si sta portando il modello cinese in Italia e questo non possiamo accettarlo. Scattato alle 24 di domenica sera, lo sciopero è terminato a mezzogiorno. Un centinaio di dipendenti interessati dal cambio turno che hanno partecipato allo sciopero, ma lo stato di agitazione resta in attesa di una chiamata al tavolo di confronto. La prossima volta avremo bisogno anche di voi, perché anche voi dovete dimostrarlo. Nessuno è immune, tutti siamo vulnerabili, sì, siamo da soli. Ma invece se riusciamo a protestare in maniera collettiva, nessuno può farci nulla. Oggi è l'azione di protesta generale che rimarca la volontà e la voglia di avere un tavolo di discussione serio con l'azienda. Se le condizioni resteranno quelle, noi domenica notte riproclameremo lo sciopero del turno di notte, ma non ci limiteremo solo a questo, cercheremo altre vie per la soluzione di questo problema.